Intanto vorrei ringraziare di cuore ecco, la scuola, l'Arse Nova, nella persona della carissima Immacolata, che davvero fa un lavoro straordinario da tanti anni insieme ai giovani. Tanti giovani si sono preparati in questi anni, quindi è un bel evento poter avere un vivaio come l'Arse Nova e altre realtà dove i giovani di Messina si possono preparare per il futuro. Questi giovani devono continuare a esprimere la loro arte nella nostra città, non fuori, non lontano, che tante volte purtroppo noi assistiamo a questa diaspora di giovani verso altre località. Speriamo che il futuro invece sia vostro, per la vostra arte, per quello che voi siete in questa città. Quindi grazie all'Arse Nova e grazie anche per questo sodalizio ormai, come diceva Letizia, con la Basilica da tanti anni e in occasione di eventi la nostra Basilica è sempre disponibile, lo dico perché non soltanto realtà sacre, religiose, ma anche poter avere momenti culturali come questi sicuramente fanno sì che noi possiamo stare insieme, fare famiglia e anche elevare un po' il nostro animo a Dio, perché la musica ci eleva davvero tanto. Quindi grazie, grazie a loro, grazie per quello che fate, per quello che ci state dando in questa serata, perché state facendo parlare i vostri strumenti. I vostri strumenti che sono un bene, sono il vostro bene e potessiate in futuro davvero diventare importanti, non solo continuare a suonare in questa orchestra, ma anche in orchestre anche importanti della nostra città e chissà magari in altre località. Ecco, che questa orchestra possa andare oltre i confini della nostra città, perché la bravura ce l'hanno. E poi questo pezzo che hanno fatto di Hopkins, che io sono davvero affezionato ormai da tanti anni, ringrazio il maestro che si è ricordato che io ero affezionato principalmente a questo brano, a questo valzer, l'ha potuto riproporre, quindi veramente grazie di cuore. Bene, io non voglio più parlare, lasciamo ancora parlare la musica. Buona serata. Se non lui, direttore, capo, boss, nostro direttore dell'orchestra Ars Nova, il maestro Alberto Pavà. Allora, ovviamente, noi chiamiamo adesso anche lei, la voce veramente divina, la voce divina è lei, la nostra Giulia Greco. Benissimo, ci sarò, mi terrò libero per quel giorno e a questo punto approfitto naturalmente per salutarvi tutti quanti e farvi i migliori auguri di un buon, ottimo 2020. Grazie ancora.